Buongiorno, allora è un mercoledì, sono appena tornata a fare la spesa, sono stata da Eurospin, il bimbo della nonna, perché no, è martedì, perché oggi c'era un'assemblea, insomma, delle maestre, quindi mi sono presa un giorno libero che ho avuto 2 settimane intense di lavoro senza un giorno di pausa, quindi insomma ci siamo svegliati con calma, l'ho portato un po' dalla nonna, che dopo siamo a pranzo, insomma, dalla nonna. E ne ho approfittato per andare a fare un occhio chiuso, un po' di spesa. Sì, sono tornata al mio capello riccio naturale, ma vado alle ciance. Allora, sono stata da Eurospin e ho fatto la spesa settimanale, forse anche per 10 giorni, considerando che il sabato e la domenica, col fatto che il mio ragazzo lavora tutto il giorno al bar, comunque vado a mangiare comunque dai miei genitori. Quindi, insomma, considerando che comunque facciamo dei pasti anche fuori casa. Allora, ho speso 33,25 euro. Questa spesa mi durerà 10 giorni, sì, dai. Allora, ho preso questa pancetta affumicata a cubetti, pagata 79 centesimi ed era in offerta. Poi ho preso queste focacce, che è una novità di Eurospin. Simil mulino bianco, l'ho voluto provare perché quella mulino bianco i miei bambini piacciono tanto e questo l'ho pagato 1,49 euro, mi sembra, sì, sull'1,49 euro. Poi ho preso questo doccia schiuma da uomo che è per viso, corpo e capelli, per quando comunque il mio ragazzo va a fare calcetto, gli allenamenti, insomma così. Era in offerta, tipo, non so se era in offerta, comunque l'ho pagato sui 70. Doccia uomo 79 centesimi, insomma, per l'utilità che aveva, più che bene. Poi ho preso una confezione di carote 79 centesimi, da mezzo chilo di carote. Poi ho preso la mia fantastica, le mie fantastiche baghettine precotte, che insomma, come avrete visto forse in un video, cucino con voi. Io il pane non lo compro perché magari spesso e volentieri, insomma, va male. E quindi noi andiamo di baguette, così quando vogliamo il pane a posto. Poi ho preso una confezione di pomodoro ciliegino che era in offerta, pagati solo 99 centesimi, sono buonissimi. Vabbè, lascio il sacchetto così. Poi ho preso un pesto alla genovese senza aglio, 99 centesimi. Sì, prezzo non mi ricordo a memoria. Poi ho preso questa scamorzina affumicata per fare le bruschette. Noi amiamo la scamorzina affumicata e l'ho pagata 1,89 euro. Poi ho preso queste, diciamo, pannine da latte per il caffè macchiato e l'ho pagata 49 centesimi. Poi ho preso questi spinaci a cubetti surgelati perché vorrei fare una torta salata in questi giorni, quindi insomma ora vediamo. Salata con spinaci che io adoro. Poi c'era un'offerta alla pasta. Un chilo di pasta a 55 centesimi. E ho preso i funghi. Ok, c'ho un muso, ragazzi, spaventoso. Seconda busta, ho preso i miei cari affettati di Eurospin, di questa qui, la bottega del gusto, che sono una cosa, boh, buonissima, sono buonissimi e costano davvero poco. Ho preso questo arrosto di pollo, di questa marca qui, senza glutine. Allora, arrosto di pollo, su 1,29 euro. Una volta li trovai in offerta, tipo 70-80 centesimi, ne feci una scorta. Poi c'era la spalla cotta, 99 centesimi, anche questo per fare un'altra torta salata. E l'arrosto di tacchino, 1,19 euro, anche questo buonissimo. Dai, ve li cavo, dei. Siete caduti, siete precipitati. Ok. È caduto anche lo scontrino, questo video è un po' caotico come tutti i miei video. Poi ho preso questa sfoglia fresca dell'Eurospin per fare sempre le torte salate e questa sfoglia l'ho pagata
sulle 70-80 centesimi, mi sembra. Pasta sfoglia 79 centesimi. E invece la pasta brisée, questa qui, pasta brisée sempre della marca Tremolini, 65 centesimi. Quindi insomma sono buone, danno un buon prezzo. Poi ho preso le trofie, pasta fresca, 89 centesimi, mi sembra 85. Ed è buonissima questa qua, sempre della marca Tremolini. Poi una, insomma, novità sullo scaffale che magari c'è tutti gli anni per l'inizio della stagione invernale, a soli 40-49 centesimi mi sono portata a casa 5 buste di questa cioccolata. Dato che comunque è iniziato l'inverno, ogni tanto magari se ci viene voglia di una cioccolata calda ce l'abbiamo. Poi insomma per il prezzo che lo pagate, tutto va bene. Poi ho voluto provare questa crema alla nocciola, una simil Nutella, l'ho pagata 1,49 euro e sono 400 grammi. Insomma, volevo provare a vedere insomma com'è, non l'ho mai presa, ho sempre preso la Nutella. Poi ho preso queste cotolette, 4 cotolette spinaci, 1,99 euro. Poi queste due pizze 1,29 euro, quindi buono, non le volevo provare, non le avevo mai prese, io sono amante delle pizze e uso tanto le pizze surgelate. Poi c'era in offerta le piadine, sono tre piadine all'olio, piadina romagnola IGP alla riminese con olio extravergine di oliva. Indicazione geografica, vabbè, piadina romagnola. Prodotto Rospin, insomma, vabbè, ed è 79 centesimi, l'hanno offerta, quindi ne ho preso un paio perché abbiamo anche degli affettati insomma, altri affettati da fare fuori, delle mozzarelle, e quindi insomma li ho presi. Poi ho voluto prendere, dato che insomma ho preso un bel po' di pasta e anche la pancetta, che erano in offerta queste pannine da cucina, mi sembra di averle pagate sui 30-39 centesimi l'una, quindi buone. Questa marca qui non l'ho mai presa, quindi l'ho potuta provare. Ci sono un sacco di offerte dell'Eurospin, quindi insomma vi consiglio di andarci. Poi ho preso queste quattro cotolette di vitello già panate alla milanese, da fare anche in forno. Io ovviamente le faccio in forno, fritte, non faccio niente. Queste quattro cotolette le ho pagate 1,99 euro. Poi mi sono voluta cavare uno sfizio. 70 centesimi hanno offerto questi cookies. Io adoro questi biscotti, quindi insomma ne pacco. E poi ho voluto provare, dato che erano in offerta, credo, non so, l'ho pagato comunque meno di 80 centesimi l'uno. 70, allora sì, questo 80 centesimi. Che sono questi risotti già pronti, magari penso quando il mio ragazzo è solo in casa, quasi mai, però insomma li ho presi perché magari quando torno dal lavoro a casa tardi e non ho magari molta pazienza di cucinare qualcosa e fare qualcosa di veloce, ho preso questo risotto alla marinara e un risotto alla milanese. Sono sommersa dalla spesa. Tra poco non mi vedrete più, ma abbiamo quasi finito. Poi 1,29 euro ho preso questo qui da portare dopo al mio bambino. Insomma, ora che andrò dal mio bambino, che è un panettone, un pandorino al cioccolato, baciocco senza glutine, cioccolato al latte. E non ha olio di palma, mi sembra. No, non ha olio di palma ed è questo qua, che è una sorpresina di Tom & Jerry, l'ho pagato 1,29 euro. Poi mi serviva un deodorante per ambienti, questo 85 centesimi della Deo, non l'ho mai provato, vi saprò dire poi. E poi, dato che il mio ragazzo è uno yogurtaro, quindi nel senso yogurt dipendente, una bella confezione di yogurt. Spesso e volentieri prendo questi Eurospin, a parte perché costano poco. Insomma, è 1 chilo di yogurt in teoria, intero, cioè, quant'è? 1 chilo, sì, sono 8 per 125 grammi. E perlomeno preferisco prendere queste confezioni, a parte perché se no mi toccherebbe nelle confezioni singole, magari prendo una o due confezioni, mi sembra esagerato poi riempire il carrello con i
vasettini singoli, una cosa mia di testa che poi è uguale, mi sembrano anche, non lo so. E quindi faccio una prendere, insomma, questi quando vado da Eurospin, perché sono buoni, costano poco. Perché tipo anche al Conad, una confezione di yogurt così grande la pago sui 3 euro. Mentre questi comunque hanno la stessa funzione, al mio ragazzo piacciono, costano sull'euro e 80, mi sembra. E quindi ci fa tutta la settimana. E niente, ora metto a posto tutta questa spesa. Ah, poi vabbè, ho preso l'acqua, ma non credo vi possa interessare. E niente, ora devo fare un po' di pulizie generali, fare un restyling facciale, capelli e tutto quanto. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!